Ha aperto un fascicolo per omicidio stradale la Procura di Fermo sull'investimento di martedì 9 gennaio sulla strada Castellano, in cui a perdere la vita è stato Euro Pistonesi, 52 anni compiuti da pochi giorni, che abitava a meno di 100 metri dal luogo dell'incidente. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri che hanno provveduto al sequestro del furgone condotto da un 55enne di Sant'Elpidio a Mare, contro il quale ha perso la vita Pistonesi. Sul corpo della vittima è stata effettuata l'ispezione cadaverica, ma non si esclude che la procura possa disporre anche l'esame autoptico. Intanto, nella frazione Castellano di Sant'Elpidio a Mare, al dolore per la scomparsa di Euro, che era sempre in bicicletta tutti i giorni, a bordo della quale raggiungeva quotidianamente la stazione di Porto Sant'Elpidio, da dove prendeva il treno per Pescara per poi fare il ritorno la sera, si accompagnano tante perplessità per una morte che purtroppo sembrava annunciata, perché Pistonesi pedalava sempre al buio e per la scarsa illuminazione della strada in cui ha perso la vita. Diceva il signor Euro? Sì, così di vista, non è che lo conoscevo. Conosco bene il fratello più grande. Andava sempre in bici. Sì. Mattino e sera. Orari strani, strani nel senso sempre di buio, sia la mattina che era buio e la sera che era buio. Lo vedevo passarmi qua davanti, perché lui abita poco distante da dove è successo l'incidente. Era comunque pericoloso andare sempre in giro così al buio. Era pericoloso, è tuttora pericoloso perché non era soltanto lui. Ci sono altre persone che continuano a camminare la sera al buio senza avere nulla di cui riferirsi per potersi farsi notare, capito? È un paese che purtroppo manca l'illuminazione sia alla parte destra che alla parte sinistra del paese, anche qui al centro. Infatti è successo anche un incidente 20 giorni fa, è stato investito un ragazzo marocchino da questa parte perché l'illuminazione manca. Tanti cittadini si sono recati in comune dal sindaco per porre questo problema, però niente, non c'è stato mai un riscontro, non c'è stato mai nessuno che si è interessato a questa cosa.